Buonasera a tutti. Buonasera. Salve, salve. Eccoci qua, tutti pronti e carichi. Tra l'altro, adesso la storia di The Order dovrebbe prendere una piega più dinamica, perché è arrivato il momento. Tra l'altro, qui non sentite volume audio perché giustamente esatto, il menu è silenzioso. Piccolo trivia, ho deciso di non partire più dalla schermata principale perché YouTube mi rompe le palle. Io ho già caricato tutte le live su YouTube, ma le pubblicherò in blocco. E praticamente se parto dal menu principale mi blastano il video col copyright subito perché la musica del video principale, che è bellissima, è sotto copyright. Quindi niente, ci accontentiamo della schermata di pausa. Scommesse, riusciremo questa volta a equipaggiare la giubba rossa? Io ci provo. Maledetta giubba rossa. Allora, il volume dello schermo mio mi sa che è bassissimo perché non sento un cazzo. Scusate, se non mi vedete. Arrivo. No, è ok, d'accordo. Allora, non posso ripristinare predefiniti? Ce la facciamo secondo voi? Salve a tutti, la giubba rossa della morte. Assolutamente no. Niente, che dire? È così, non si può. La giubba rossa della muerte, esatto. Lafayette no, Lafayette non ha ancora dimostrato la sua inutilità, ma abbiate fede. Dunque, siamo sopravvissuti a un crollo abbastanza importante dell'Agamennone che è precipitato e noi siamo praticamente illesi. Come ho detto la volta scorsa, questa cosa un po' mi dispiace perché accetto il fatto che sopravviviamo perché siamo super forti e super fighi. Però magari fammi due quick time event in cui mi fai togliere dei pezzi di lamiera, no, dal corpo. Poi bevi un sorsino. Cioè, mi fai capire che. Ricordiamoci che la radio funziona ancora. Quindi, vabbè, è stato un atterraggio morbido. Sì, l'audio di gioco è basso, ragazzi, lo so, adesso lo aumentiamo. Comunque, no, tranquilli che non c'è niente per adesso. Guardate che bello, anche le fiamme, tutto strabello. In realtà non è mai esistita quella rossa, era tutto un sogno. Ma guardate, se non fosse che l'ho vista nel primo video. È tutto così bello. C'è anche solo il fatto che siamo caduti magari di schiena su quel pugnale. Dovremmo esserci spezzati in così tanti pezzi. Sono una brutta persona se questa cosa mi ha fatto ridere. Vabbè. 5 mesi, un abbraccione. Come sta quel pacioccone di Giorgio? Grazie per la reiscrizione. Giorgio sta meglio. Dita incrociate, ancora sotto copertura antibiotica, quindi potrebbe succedere qualunque cosa, ma sembra stia meglio. Grey! Santo cielo, rispondi! Izzy, sono qui. Sono qui. Izzy, puoi sentirmi? Ma funzionava. Magari non prendeva. Cioè, non serviva buttarla comunque. Te la potevi tenere. Cioè, magari te la aggiustano. Questo è consumismo. Grazie per la restrizione, anche non sono Dio. Buon pomeriggio, sempre un piacere vedere le tue live. Ma è un piacere mio, anche perché mi distraete dal lazzaretto che ho a casa, di cui faccio pienamente Sebastian. parte. Gente morta, tocchiamo i morti. Ok, Sebastian.
Sì, immagino che qui lui avesse paura che fosse Percival. Perché un po' gli somigliava. White male sprecone. Ah. Ah. Lucan, Sagramov, Elian, abbiamo perso il contatto con Percival e Galad. Ma come fa a sentirlo? A tutti i cavalieri in forze nell'area di Crystal Palace, per favore, rispondete. Scusate. Milady, nessuno può essere sopravvissuto allo schianto. Ma che... Continuate a cercare. Ah, ma deve essere qua, per forza, non... Credo di aver trovato un Ah, era un'altra sottofondo. radio, ok. Infatti Seguitemi. stavo impazzendo. Sì. Di qua. Sono io. Gray. Oh, no. Gray, rispondi. Dove diavolo sei? Sì, ho anche il bambino di 30 troppo. anni che sta male, Senza esatto. aggettivo. Trovatelo. Dai, 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 Galad, dai. Dai, su. C'è ancora il sottotitolo? Ah! Ma non sta facendo niente, ragazzi. Non so perché gli fosse il sottotitolo. Ah! Buon pomeriggio a chi sta arrivando. E niente, il nostro Percival muore come una merda. Senza che ci dia la possibilità di far sapere con chi caspita stesse parlando. Evidentemente lo sta pensando. Oh, oddio! È lei! La giubba Non rossa! scappo da solo. Voi due andate al consegno. Tutto bene, Izzy. Volume bassissimo, comunque. Vi raggiungerò per la successione. Mi pensais sont avec vous, monsieur. Io continuo ad alzare il volume, non capisco perché è così basso, d'accordo. La giubba rossa, sì, esatto, finalmente. Le mie condoglianze. Sir Percival era un grande uomo. Il migliore. Mi sono permesso di conservare questi. So che è contrario al protocollo. È contrario al protocollo, ma noi dobbiamo guardare i modelli modellati divinamente, dobbiamo toccare tutto. Eccolo. Questo mi pare fosse nell'edizione da collezione del gioco. Arufonse che mi osta, giustamente. Non proprio puntuale, però guarda, cioè guardate il guanto. Guardate il guanto. Il guanto è incredibile. Grayson, Un ritorno non inaspettato. sentirti in colpa per l'accaduto. Non pensarci. Non pensarci. Io Come la voce da potrei? stronzo, ma non sono cattivo. Era il mio mentore. Un fratello. Sì, lo so. Ah, tutti a stare, Concentrati bravi, sulle bravi. Concentrati incombenze del presente. Il resto può sulle attendere. incombenze del presente. Restano troppi interrogativi, Alastair.
e voglio risposte. La morte di Mallory sarà vendicata. Non inseguire i fantasmi della vendetta. Finiresti con l'impazzire. Vieni. Il consiglio ti attende. E adesso si gioca all'incularella, perché loro non dovevano comunque essere Lord lì. Lord Hastings è in viaggio dalla sede delle Indie Unite. Vuole ringraziarti per aver salvato la vita di tutti i passeggeri della nave e la sua. Mm-hmm. La compagnia delle Indie Unite ti è debitrice. Per oltre 6 secoli, il cavalier Sir Percival ha fatto parte di questa confraternita. Ha assistito al crollo di interi regni e li ha visti soppiantati da altri ugualmente effimeri. Ha conosciuto l'ascesa dei mezzo sangue e li ha sempre combattuti con ardore. È stato testimone dei suddetti eventi perché era benedetto da questo. Il Graal. La linfa nera che scorre nelle nostre vene. Il vincolo che unisce quest'ordine. L'elisir che cura ogni male e dilata i confini naturali della vita umana, ma che non può garantire l'immortalità. Ora, Sebastian Mallory, il Fusser Percival, è morto. È tradizione tramandare il cavalierato nel nostro ordine solo in occasione della scomparsa di chi era investito di questo onore e onere. Generazione dopo generazione i cavalieri hanno ereditato il nome dei loro gloriosi predecessori. Siamo qui riuniti oggi per questa solenne e rara occasione. E Lafayette, zitto zitto. Dal sangue del passato. Il Graal e la mucchina. Il Graal darà nuova vita. Giuri, Marie, Joseph, Paul, Yves, Roche, Gilbert Dumotier, Marchese de Lafayette, di impegnarti ad affermare i nobili precetti del nostro ordine e di votare la tua esistenza al servizio della nostra giusta causa. Con tutto il cuore e l'anima. Bevi, che il Graal ti elargisca vita oltre la vita. Con questa comunione Lafayette maledetto sei vincolato al nostro sacro ordine. D'ora innanzi solo il tuo sangue dovrà riempire questa fiala. Vabbè, che schifo. Che la linfa nera possa sostenerti. Usala con parsimonia. Ti nomino Sir Percival, servo del nostro grande re e cavaliere della Tavola Rotonda. Sì, ma questi alzati, che si scambiano i nomi, poi la gente si confonde. Occupa il posto che ti compete alla nostra tavola. Però a questo punto mi domando, e allora lui prima che ci faceva là? Era, si era imbucato, che faceva? Guardie! Rimuovete il corpo di Sebastian Mallory dalla camera del consiglio e portatelo alla cripta. Ma lui, ma Lafayette prima che faceva? Dichiaro ufficialmente aperto il consiglio. Vabbè, faceva lo stagista. Facciamo esatto. In modo che la terribile tragedia che ci ha colpito
sia da monito a coloro che si oppongono ai dettami di questa nostra istituzione. Il defunto Sebastian Mallory non è morto combattendo in mezzo sangue. No. Egli è caduto vittima delle sue stesse sconsiderate iniziative e della negligenza di chi aveva giurato la massima dedizione al servizio e al sacrificio. E con quale esito? Lord Cancelliere, mi permetto di... Edifici pubblici devastati! Cittadini innocenti messi a repentaglio! Danni incalcolabili perpetrati alle proprietà della Compagnia delle Indie Unite! Prego, comunque. Solo l'intervento della Provvidenza ha scongiurato un disastro infinitamente più grave. Tutto questo senza che un solo ribelle venisse assicurato alla giustizia. Sono tutti morti. Al contrario, coso, come cazzo le scriteriate azioni dei cavalieri coinvolti non hanno fatto altro che avvantaggiare il nemico. Non è vero. Il Lord Cancelliere forse è troppo severo. Ma vorrei far presente che la squadra di Sir Percival ha raccolto prove che attestano le attività sono dei ribelli. Sono prove indiziarie. Mere supposizioni che hanno condotto a una deprecabile tragedia. Non discuterò oltre la questione. Con rispetto, Lord Cancelliere. Si sieda, Sir Galahad. Con tutto il rispetto. Anch'io ho perso un amico. Più di un amico. Un fratello. Il suo nome non merita di subire questa onta. Sta danzando sul sottile confine dell'insubordinazione, Messer Cavaliere. Sono consapevole della mia responsabilità in quanto accaduto. Tuttavia, se si ripresentassero le medesime circostanze, rifarei esattamente ciò che ho fatto. Come desiderava Mallory. Ecco. Mio Lord! Signori! I ribelli hanno attaccato la carrozza di Lord Hastings e intrappolato con la scorta sul ponte di Westminster. Ah, giusto il Cavalieri, ponte! Cavalieri, alle armi! Proteggiamo Lord Hastings! Debelliamo questi empi ribelli una volta per tutte! Questi empi ribelli! Sir Galahad, il caso non è ancora chiuso. Qualcuno dovrà infine rispondere della morte di Sebastian Mallory! Oh, questo è certo. Ti ha salvato la campanella, Sir Galahad! E disponetevi a difesa del ponte! Ok. Galahad, al tuo comando. Basta un po', adesso ci si spara tutto. Andiamo! Andiamo! Uccidiamo tutti! Mi hai dato la folgore, mi hai dato! Ma andiamoci, andiamo pesanti, allora! Se mi dai la folgore. La carrozza di Lord Hastings è stata colpita sul ponte. Niente nuove sui superstiti. Lucan, Igraine, Percival, con me! E la minchia però. E la polizia che fa? I ribelli sono contro la regina. Vogliono la regina morta. Cose, non ho ben capito. Io so solo che questi moriranno malissimo. Ah no, vabbè, sì, ma non ne vale la pena. Senti, io vado di pistola. No, il fucile era avvistato. No, il fucile. No. No, no, no. E dai, e muori un po'. Cazzo, sei coperto di metallo. T'ho sbrindellato. Ma mi raccomando, lasciami sfocata. Bellissimo che tu miri, però in fondo resta sfocato. No, non mette a fuoco quando miri. Diavolo. Sono riuscita comunque a colpirlo. Mi sento una figa. E basta! Granata! Granata! Granaten! Headshot! Sì, ma io qua, no? Come faccio a colpirli? Oh, merda! Così a sorpresa me lo fa. Vai, vai in copertura, Galahad, vai in copertura, grazie. Attenzione, proiettilazzi. Ma non penso di doverli ammazzare tutti, devo ammazzarli tutti. Puoi andare in copertura, grazie. Che fa, che fa? Guardalo com'è morto male. Diavolo.
che spara? Chi è che spara? Io fuori casa ho un delirio, spero che voi non lo sentiate. Chi è che spara? Ah, lì, un altro, guardalo, un altro eroe. Sono bloccato! Non sei bloccato! Galahad, in copertura! Copertura per Galahad! A posto. Via libera, abbiamo riconquistato questo settore del ponte. Presto, dobbiamo recuperare Lord Hastings. Dobbiamo liberare Hastings. Li copro io. Lucan, i Crane, al mio segnale. Tiratelo fuori, sollevo la carrozza. Ricevuto. Pronti? Dai, dai, su, su. Ora! È nostro! Torniamo subito a palazzo! Io non sopporto i bambini dei vicini. Gray, dove stai andando? A finire il nostro lavoro. Questo non è il momento della vendetta, cerca di ragionare! Quando è riuscito a passare... Gray, fermati! Gray, che stai facendo? Ferma l'attacco ribelle. Uno... due. Porca carogna. Oh, meno male quei frame di invincibilità quando rollo. 3. Quell'altro lì, grazie per l'iscrizione. Galahad, non puoi saltare? Questo non può saltare di qua, non può saltare di qua. E non saltiamo, dai. Siamo molto calmi, siamo molto calmi. Uno, due, no, stai fermo là, scoppia, bravo. Ok, dove sono i nemici? Non ci sono nemici? Cosa devo fare? Porca puttana! Sì, vabbè, porca tutta la palettina! Così, a tradimento. Questi scambi di colpi al cardioplasma. Dove sono? Dove sono tutti? Dove sono i miei nemici da uccidere? Mi sento Torkel di Villan Saga. Ok. Ah, no, vabbè. No. Ok. No. E dai. Ok. Forse devo... Ho capito. Devo salire qua. Attenzione. Vero? Sì. Ehi, voi due! Mi serve un uomo qui e uno sulla destra! Sì. Ma Galahad è mio, esatto. Svelti, muoversi! Sentinella 3, mi serve supporto aereo. Addirittura. Sir Galahad, ci avviciniamo alla sua posizione. Ricevuto. Un cavaliere, uccidetelo! Chi è stato? Uno, due... Non sono molto, molto attivi questi nemici, comunque. Vorrei dire. È gente abbastanza tranquilla, in realtà. Povero cavallo abbrustolito.
vengano pure. Che vengano? Beh, dovete aspettar lì. Che vengano pure. Chi è che... No! Stai... Cos'è successo? Quando è successo? Bevi, bevi. Riprenditi. Chi è che ha sparato? È un fuciliere sicuro. Pezzo di merda. Dov'è? Dov'è il fuciliere? Non si vede un cazzo. È tutto sfocato. Tutto sfocato. Porca. Torna indietro. Maledetti. Guardalo. Mamma mia. Questo non è un revolver, è un cannone comunque. Chi è che spara? Chi è che spara lì? L'ho visto. Perdate uomini. E io sto perdendo diottrie. Io non vedo niente. E l'ho visto. Ma perché è tutto così sfocato? Ci sta massacrando. Vieni, vieni. Vieni fuori che ti vedo. Vieni qua. Vieni qua. Vieni qua, dai. Dai. Vuoi le botte? Vuoi le botte? Ti do le botte. Ti do le botte, dai. Ok. Che torca. Se mi distraggo un secondo. Guardalo. God. Scappa. Ok. Dov'è? Dov'è? E lì l'ho visto. Vieni qua. Che cos'è? Un camperaggio. Camperaggio di COD online. Che sta succedendo? Sti camperoni. Toh, giù. Come faccio a mirare se è tutto sfocato? Santissimo il cielo. Finito le munizioni. Devo trovare un'altra arma. Porca miseria. Finito la... Ha finito le munizioni. Come schifo faccio? Ti prego, dimmi che ci sono munizioni qui dentro. Ti prego. Assolutamente no. Non voglio buttare l'arma. Va bene, d'accordo. Quel cavaliere avanza. Stupidi. Abbiamo individuato una postazione di artiglieria su un vagone a est della sua. Ma non me l'aveva detta questa cosa comunque prima. Ricevuto. Dov'è la postazione di artiglieria? Perché nessuno mi ha detto questa cosa? E l'ho dovuta scoprire a mie spese. Sir Galahad, i ribelli si dirigono verso di voi. Che vengano pure. Sentinella 3, non perdetelo di vista. Sì, signora. Mamma mia, questi scontri. Merda. Questi scontri incredibili. Vieni qua. Merda. Che palle. Diavolo. Ah, poi c'è lo stronzo lì che spara. Perdiamo uomini. Perdo la pazienza invece. Dai. Già è sfocato. Poi diventa tutto rosso. Fammi vedere un po' dove cazzo devo sparare. Guardalo. Che palle. Cosa sta sparando? Non lo vedi. Cioè che... Non si vedono i nemici. Chi è che sta sparando? Ok, lì c'è un altro, l'ho visto, ma non so come colpirlo. E lì, vabbè. Posso colpirlo da qua? Assolutamente no.
Come ha fatto a mancarmi lo sa lui, eh. Va bene, quindi? A me fa piacere che ci sia la postazione d'artiglieria, ma io di grazia, no? Come la dovrei superare? Non. Eccolo! Il pezzo di merda! È sparito. È chiaramente scomparso. Come niente munizioni? Ah, perché sono granate. Io come lo colpisco quello stronzo? Ah, anche l'ad con la giubba rossa, non gli dovete cagare il cazzo. Esatto, al cavaliere rosso. È la giubba delle brutte giornate. Sì, ma io non so come devo ammazzare il bastardo. E ok, vabbè, se basta. Non va a fuoco. Perché è sfocato? Perché sfoca? Dai. Questo non è manco un fucile di precisione. Come caspita lo devo colpire quel bastardo? Mi sento molto stupida. Quello mi sciotta malissimo se mi becca. Ah, lì c'è un altro? Tu che cazzo ci fai qua? Mamma mia. Non allarmi, è in arrivo. Conterrà la minaccia da qui. Cioè, che la granata è la risposta. Il cecchinaggio è la risposta. Cecchinaggio con revolver. Il nostro cannone. Boom. Ma il tizio stava salendo o me lo sono sognato io? Ah, ho i colpi infiniti. Oh, ma tu mi stai dicendo veramente quei colpi infiniti? E però non puoi andare in copertura. Galad, sei un cretino. Sempre voluta una di queste a casa. Sai come ci fai le grigliatine? La creme brûlée come ti viene bene con questa cosa? Mamma mia. Ah, sì. Sir Percival si chiama. Pensate che contento che sarà Sir Percival quando scoprirà che abbiamo preso tutti a cannonate. Non, e mi raccomando, Galad, non cambiare spalla, perché sennò diventa un gioco troppo fatto bene. Tu sei proprio sicuro di stare facendo la cosa giusta, sì? Vabbè, l'importante è morire con onore. Allora, io continuo a vedere gentaglia che si avvicenda. Io mica mi posso... Uno. Ah, lì c'è un altro. Siete dei rompi... Siete peggio degli scarafaggi. Il dannato cannone. Toh, pia il dannato cannone. Tutto in bocca te lo prendi, il dannato cannone. Che poi in realtà Percival è morto per la caduta. Non è morto per colpa dei ribelli. Quindi non dica cazzate. Chi è che spara? Fatto? No. C'è ancora qualcuno.
E lì... Ma ragazzi, ma era sfocatissimo! Era una vaga figura antropomorfa, cioè... Ah, ci sono pure gli stronzilli lì sopra, guardali! Quanto ci credono! Quello si sta facendo una passeggiata. Galad, glielo dovevi tirare in testa, che cosa fai? Galad, questo è un ordine ufficiale, devi fermarti. Io sono Batman. Galad, che stai facendo? Non fare sciocchezze e torna a palazzo. Giubba rossa. Dov'è quella donna? Dov'è l'indiana? Dov'è lei? Dov'è? Rispondi! 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 Nel bordello. Sentinella 3, dov'è Galad? Lady Grace, Sir Galad si trova sul lato est del ponte. Seguilo finché non raggiungiamo la sua posizione. Perché in italiano mi fa ridere, ragazzi? Non ce la... Dov'è? Ecco. Buon pomeriggio a chi sta arrivando. Hanno, percepiscono l'aura. L'aura maligna. Stanno scappando tutti. Poste! Da bere! Da bere! Cazzo! Da bere, ho detto! Scusate. Astenzio. Sì, ma stai calmo. Ma che c'entra il barista? Ma lascialo stare. Ma lascialo stare. Vino! Sì, esatto, boh. Questa scena dovrebbe essere drammatica, ma a me fa troppo ridere. Per dimenticare. Mio bu. Si parla fuori da solo. Sì, quanto dura sta scena? Oh, finalmente. Affoghi i cattivi pensieri o la tua ignoranza, cavaliere? Nessuno dei due. Stavo aspettando che arrivasse. E? Mi servono risposte. Risposte? Per questo hai ucciso i miei uomini. Sul tuo cammino lasci soltanto vittime. E tu sarai la prossima se non ottengo ciò che voglio. Devi perdonarmi se trovo la tua proposta poco allettante. Non reagisco bene alle minacce. Allora non mi sei di alcuna utilità. Non esitare. Ma quanta ostilità! Penso che questa possa servirti, cavaliere. La linfa nera. Ma come hai fatto? Possiamo considerarla una tregua temporanea. Opna dare nicicoro. Devi. Se ti fa sentire a tuo agio, puoi continuare a puntare. Ma sono io quella che cerchi, non lei. Sì, ma lei è armata. Abbiamo e molto... tu no. C'è una piccola differenza. Troviamo un posto un po' più tranquillo.
Hamagene Giordo. Hamagene Bad Kurangi. Blacco Kokanki Liajao. Apkaukum Rani. Cerchi vendetta per il tuo amico Mallory. Non osare pronunciare il suo nome. È stato tradito. Lo siete stati tutti. Traditi? E da chi? Dai vostri stessi padroni. L'ordine dei cavalieri non risponde a padroni. Neppure alla regina. Siete un impero di lacchè che strisciano ai piedi della grande compagnia delle Indie Unite. Modera le parole, donna! La vostra rispettabile organizzazione diffonde lo stesso flagello che giurate coraggiosamente di combattere. Farneticazioni di una fanatica! Farneticazioni! Stai cercando il nemico sbagliato. Noi combattiamo la stessa minaccia. Perché dovrei credere alle parole di una ribelle e un'assassina? Siamo più simili di quanto credi. Non abbiamo nulla in comune! Non rendere vana la morte del tuo amico! Ora basta! Sì, ma... Galad... Dimmi perché non dovrei ucciderti! Esistono mali peggiori della morte. Molto peggiori. Ma se ti illudi che uccidendomi gioverai alla tua causa, allora fai pure. La morte è un degno sacrificio. Sì, però fa questo suicidio, ciccia. Non è proprio... Neghi di aver attentato alla vita di Lord Hastings? Merita di morire insieme a tutti quanti i suoi sodali e complici. E credi che noi ci faremo da parte? Mentre voi continuate la vostra campagna del terrore? Le apparenze ingannano, cavaliere. Non si accede ai segreti della compagnia. Nemmeno l'ordine può. Quali segreti? Non ho tempo per i giochetti! Le mie parole non possono eliminare le tue convinzioni, ma ti mostrerò qualcosa che ti farà trovare le risposte che cerchi. La verità ti attende al molo della compagnia di Blackwall Yard, ma dobbiamo sbrigarci. Spero tu dica il vero. Per il tuo bene. Sì, a parte che ha tirato fuori una pistola grossa quanto lui, la tipa. Però vabbè, te la teneva nell'armadio così, tra le mutandine di pizzo. Resistenza delle guardie delle Indie Unite. Fino a mio ordine contrario non feriremo degli innocenti. Ora si è calmato. Prima abbaiava. Nessuno di loro è innocente. Non importa. Dovrai seguire le mie regole se vuoi che io segua te. Come vuoi. Non si possono accedere segreti. Quali segreti? Esatto, sono solo segreti. Sei già pronto ad appendere la divisa? L'ordine non può risultare coinvolto in questo. Sì, vabbè, ci dovevate pensare prima comunque, anche quando siete andati a Whitechapel, deficienti. E poi lascia l'uniforme nel bordello, glielo lascia, così sia mai che glielo fottono. Vabbè. Attenzione. Farlo prima, no, eh? Togliersi l'uniforme, eh? Ormai Galad è cieco di rabbia e non mette a fuoco. Oh, ecco spiegato il motivo. I segreti is the new embargo dell'embargo. Sì, esatto. C'è l'embargo sulla compagnia delle Indie Unite. A che gioco stai giocando? Lei è molto sveglia, che pensa che Galad tradisce. E vabbè, dai. Esatto, ha lasciato la giubba rossa nel bordello, esatto. Cosa non può essere? L'hai visto già? Che cosa non può essere?
Sì, infatti neanche il tempo e già la giubba rossa non c'è più. Che palle. Però c'è, almeno mi fa piacere che non è un bug effettivamente. È solo strano questo DLC, funziona quando dice lui. Oddio, ma i pantaloni da carabiniere! Ma che carino! Ah no, non hanno le strisce. Ah sì, hanno le strisce! Gli antenati dei Mezzosangue. Una razza antica che possedeva tratti innaturali. Non erano mutanti come gli altri. Non sono affatto estinti. Non dovresti parlarne nel passato. Esistono ancora. La struttura di supporto è crollata! Forza! Oh, che cavaliere galante! Li ho combattuti a Jahansi. La compagnia delle Indie Unite è il loro strumento. Sì, ma non Se sei scappare. convinta, allora dimostralo. Che questa se parla e si allontana non la sentiamo. Forse possiamo spostarlo insieme. Non fare battute su carabinieri e intelligenza. Cavaliere Galahante, fuori di qui! Questo è terribile, il cavaliere Galahante. Di qua. Non sono estinti, non dovresti parlarne al passato. Vedo che i personaggi si ascoltano fra loro. Eh sì, infatti, vabbè, dai. Stanno dicendo la stessa Ecco cosa, ma non l'uscita. si vogliono Muoviti. dare ragione. Stanno già flirtando. C'è qualcuno. Occupati della guardia. Operai? Silenzio. Muoviamoci. Presto, al riparo. Io spero che abbia spento la Chi radio, va perché là? altrimenti. Perché pensa che ridere se ha la radio. Questa è proprietà privata. È come temevo. Mi sono perso nelle gallerie. Che diavolo sei? Un altro viandante perduto in questa città infernale, pare. Se mi è permesso chiedere, dove siamo? Blackwall Yard, Moli delle Indie Unite. Decisamente non dove pensavo. Ebbene, dovrei tornare da dove sei venuto. Nelle gallerie? Oh, sarebbe un po' più semplice salire in strada, non le pare? Gira i tacchi. Non temere, fa un sonnellino. Ma potrebbe avere un leggero mal di testa più tardi. Guarda. Se si è spezzata una trave contro quella testa, secondo me gliel'hai fracassata. Però vabbè, magari era legno cavo, magari era un po' fradicio il legno. Io voglio sperare che fosse fradicio il Ecco, legno, perché se eccolo non lo è, stato. se si è arrivato a sollevare una trave e spezzargliela in testa, non avrà solo un leggero mal di testa quando si alzerà. Se si alzerà, perché La città probabilmente sta non sarà ampliando più in grado di masticare quella persona. raggi. Qui c'è una leva di scambio dei binari. Dai, tiriamo le leve, dai, è rossa, va tirata per forza. Non è successo niente. Va bene. Però ora posso spingere questa. Sì, esatto. Mamma mia, che sono intelligente. Dammi una mano. Dammi una mano. Ah, ok. Era un prop di scena come nel Pronta. wrestling, può essere. Grazie Ray of Sun per la Ancora un reiscrizione. po'. Such level design. Ci sono questi momenti di silenzio in cui, non lo so, potrei raccontarvi un po' Perfetto, delle mie così. giornate. Forse possiamo salire da qui. Beh, sì, è lo scopo Altrimenti per cui l'abbiamo c'è un spinta. passaggio.
Vai. Tieni il passo e guarda dove metti i piedi. Vabbè, si amano chiaramente, non dico non se ci fossero dubbi. Dammi la mano. La reiscrizione. State tirando molto la corda oggi con queste battute. Beh, senti, io ignoro tutto. Che tanto qua non dobbiamo raccogliere i collezionabili. Aprirò il cancello da dentro. Sì, possiamo anche scavalcare. Vieni, ti aiuto. Appunto, cioè non... È un cancello di merda comunque. Presto, prima o poi una pattuglia dovrà passare di qui. Solo ancora un attimo. Cecchino! E ora, cavaliere, credi ancora li si possa fermare senza vittime? Stai al riparo! Sì, cerco di raggiungere il cecchino! Vi assicuro che il mix audio... Allora, io lo giocai in inglese e non ho percepito questo problema, però ho l'impressione che il mix audio in italiano sia una cacata, perché ci sono voci completamente inesistenti, cioè proprio lontane, ma troppo lontane. Ho capito, ma io devo leggere sottotitoli per capire quello che stai dicendo, Cioè, oh, l'audio basso, la mira sfocata, questo gioco ti fa sentire vecchia, perché ci vedi male, non senti, porca miseria. Perdinci, Bacco. Chi è che spara? Ah, stava sparando da dietro. Guarda dove è furbetto. Sì, ti ho tolto il cappello. Ti ho tolto, bastardo. Ok. Oppete! No, 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 no. Ridammi l'arma figa. Ok. No, munizze. Chi è che spara? Chi è che spara qua? Chi sta sparando? Chi è lo stronzo che spara? 40 munizioni, vabbè, abbastanza per conquistare. Ah no, lei dalla parte nostra. Cazzo, sta sparando! E vabbè! Ah, lì! Ok. Oh, no! Vabbè, senti. Granaten! Non ci hanno neanche provato, proprio... Ah, una bomba! Sì, mancano solo i comandi legnosi per simulare la fatica dei combattimenti, esatto. La strada è libera. Stai al riparo mentre mi occupo del cecchino. Ah, giusto, il cecchino. Diamine! Crepa all'inferno, ha veramente detto crepa all'inferno. Chi è che sta sparando ancora? Che io qua non... È tutto sfocatissimo. Ok. Ma quindi mi state dicendo che c'era quel tizio all'interno che è sempre stato dietro di me e non ha mai provato a spararmi mentre io ho massacrato i suoi colleghi? No, va bene. Nessun problema. Ti prego. Sì! Ok. Ne avevo bisogno. Eccolo!
No, pazzo di merda! Vieni qua tu, maledetto! Fuciliere è morto, la facciazza vostra! Fuciliere della mamma! Il fuciliere della nonna e della zia! Ho dovuto mettere la sensibilità del controller a 10 su 100 per riuscire a mirare comunque. Va bene, quindi? Eccoli. No, bastardo. No, vai via, via. Dannazione, fuciliere a terra. Ti copro le spalle. Accidenti. Uno. Diavolo. Vabbè, non è che col fumo cambi molto rispetto al solito, tanto sempre un cazzo si vede. Basta, stai fermo, tu e le tue bombe. Diavolo. Ma non sono addestrati, poverini. Sono lì perché hanno una famiglia da sfamare, probabilmente. Oddio, il mio solo passaggio ha distrutto dei vasi. Oh, sì. Potrei stare tutto il giorno a sfondare vasi. Figlio di puttana. No. No, che cazzo stai dicendo? Diavolo. Porca mamma, la peppa della nonna, della zia, della sorella, della cugina. Ma quanto duro. E muori, dai, su. Termite. Merda. Guardalo. Sì, lo sai che è un ginocchio fuori, sì? Vabbè, dai. Figlio di puttana. Oh, ma che sto linguaggio, Galad. Esatto. Oh, sì. Ah, bene. Però non è min-maxing, perché... Poverine, sono tutti figli della stessa madre, vestiti uguali, con la stessa faccia. E nel mentre l'indiana si sta prendendo il caffè. Comunque, bene, siamo passati da non dobbiamo farci beccare a massacriamoli tutti. Fuoco di soppressione. Resisti! Ci sono quasi! Ah sì? Ti prego, fammi esplodere. No! Se non lasci testimoni non ti sei fatto beccare. E anche questo è vero. Questo scoppia secondo voi? Secondo me se sparo a questo coso scoppia? Non posso sparare, se no era la prima cosa che facevo saltare. Ah, era il cecchino. Che chiaramente spara senza mirare comunque, io non vi vorrei... Cioè, stava chiaramente sparando a caso. Avanza! Oh, dai. Cecchinaggio. Ah, già sappiamo il nome della tipa. Il gioco sa. Oh, sì. Bersaglio eliminato. Vai avanti. Ti copro le spalle. Non ti preoccupare. E allora tieni giù la testa. Cagna.
Galad. Ah, non mi posso. No, no. Guardi a terra. Vai! Ti copro! Sì, ma. Tenete la posizione! Non devono passare! No! Mamma mia! Gli ho fatto lo scalpo! Gli ho fatto lo scalpo! Se solo ci fosse la paillette! Esatto! Alle tue spalle! E ora bacialo. Scusate. Sì, sembrano dei piccioni come camminano. Dei piccioni buffi, senza ali, senza piume. Però il colore è giusto. È tutto a posto? Sì, sto benissimo, figurati. Ho preso più proiettili. Ora capite perché gli viene da sboccare. Perché il loro sangue è annacquato con l'acqua santa. Ci credo che gli viene da rimettere ogni volta che si bevono quella merda. Vai, vai, vai. Cavaliere, in copertura. Dai, Galad. Cavaliere, trova un riparo. Granata. Ora basta con le buone maniere. Diamine, non mi va di scherzare. Hai detto di avere una prova. E dov'è? Pazienza, cavaliere. Ci siamo quasi. Le voleva chiaramente dare un pugno, comunque. Cerchiamo una via d'uscita. Sono d'accordo. Troviamo una via d'uscita, sono d'accordo. Sì, ma i sottotitoli. Troviamo un'altra strada. Ah, sono dei tizi. Forse fuori. Possiamo sbloccarla dall'altro lato. Allora, quella è roba da leggere, non ci interessa. Forse il montacarichi funziona. Si avvicina alla piattaforma. Forse è abbastanza vicino. Qui ci penso io. Tu sali lassù. Momento Nathan Drake. Da qui dovrei arrivare al montacarichi. Vai, Galad, vai. Io penso alla catena. Riesci a arrivare dall'altra parte? Sì, posso, sì. Farcela. Beh, soltò! Ma anche i loro vestiti sono magici, perché come vedete si puliscono dal sangue. Cioè, non è solo lui che guarisce, sono anche i vestiti. Io continuo a dirlo, ogni live continuerò a dirlo. Quando dicono loro, mi fanno un sequel fatto bene su PS5. Fatto bene, un gioco vero. Non è che deve essere per forza. Cioè, mi va bene anche un combat system forza, abbastanza semplice come quello di Uncharted 3, 4. Cioè, non è che devi fare il grande TPS, però quantomeno un gioco vero. Che poi comunque lo vedete, non è assolutamente vero che il gioco dura 3 ore. Chi diceva che dura 3-4 ore non è vero. Cioè, siamo alla quarta live e ancora il gioco non Cavaliere, è finito. Di qua. Sì,
Dai, apri. Al mio tre. Uno, due. Eccoli, presto. Ah, scusa, che cazzo? Ah. Attenzione! La porta, non devono uscire. Ok. Sì, sono un po' troppo lontani per essere presi a fucilate, in effetti. No, infatti, scusami. Fammi un attimo. Sì, ma Galad, potresti mettere a fuoco. Cioè, la grana di pellicola durante la sparatoria no, eh. Cioè, se vedete la live sporca e buia, non è la qualità, non è il bitrate, è proprio così, eh. Cioè, fa proprio effetto... Fa proprio effetto grana. Guardia neutralizzata. Via libera, per ora. Via libera per ora. Io voglio Galad Cyberpunk. Oppure anche un prequel. Sarebbe bellissimo. Cioè io voglio le magiche avventure di Galad. Su, le bizzarre avventure di Galad. In giro per i secoli. Sarebbe bellissimo come Jojo, però lui è sempre lo stesso. Non cambia mai. Non c'è un altro Jojo, c'è sempre lo stesso Galad. Le bizzarre avventure di Grey, ragazzi, su, sarebbe stupendo. Perché devo dargli io i consigli agli sviluppatori, veramente? Dammi un po' una granata qua. Dai, fammi vedere il segreto. Lei è sempre più sporca di sangue. Vabbè. Il fatto che lei non guarisce, noi sì, quindi vabbè. Sony wants to know your location. Rani, lui che cosa ci fa qui? Devi, va tutto bene, parla pure tranquilla. Devi, parla. È la stessa storia dell'aeronave, Rani. Il carico è diretto alle Americhe e alle Indie occidentali. Quanto? Più del doppio delle altre volte. Recuperano il tempo perso. Questo carico non deve raggiungere i lidi del nuovo continente. Non è tutto. La sicurezza è in allerta. Hanno fatto il suo nome. Ci sarà un incontro. Forse siamo ancora fortunati. Hanno fatto il nome di chi? Uno dei vostri stimati lord. Se sta venendo qui per un incontro lo vedrai tu stesso. Con Ogalada, esatto. Se pari e ciambellano. È spesso al consiglio. Già, è al corrente delle operazioni dell'ordine. Proprio un bel vantaggio. Tu vedi cospirazioni anche dove non esistono. Chi sarà mai? Forse quello con la voce da cattivo? No, ragazzi, non siate così malpensanti. Su. Rani. Kjatkush Purvish Vase. Vikinakate che samashdiki patoke. Lo scienziato dice che se è sensibile ascolterà di certo. Lo scienziato. Ah, se fosse stato Lafayette sarebbe... no, ma lo sappiamo che non è Lafayette perché all'inizio ci fa scappare. Lafayette è patato. Di qua, Rani. Rani di Jahansi. Ti ho sorpreso ancora, cavaliere. La famosa regina guerriera che sfidò il nostro esercito in India. I nostri generali dicono di averti uccisa a Gwalior. I nostri dichiarano di averti uccisa a Gwalior. Ho sempre tratto vantaggio dai giudizi avventati degli Shi. Io penso alla porta. La regina guerriera Exina indiana. Oh sì, tocchiamo le cose. Quale miglior momento per giocare con le navi? Guardala, bella, bella. Bella, io gliela spaccherei così, pa, così, tanto per fare, per il gusto. Dai. Se lo dice lo scienziato ha studiato, e beh. Questo carico immondo non deve assolutamente partire. Presto.
Raggiungi il bacino di carenaggio. Posso toccare le cose? Questa è una cosa opzionale. Allora. Non è di certo una novità. Sarebbe più prudente chiedere rinforzi. Non ancora, non prima di aver individuato il carico. Quelle stanno parlando intanto di cose importantissime che noi non stiamo ascoltando. Serve la massima prudenza. Sì. Vabbè, sì, stronzate. Questo è per i collezionabili, perché comunque ci sono un sacco di collezionabili sparsi in giro per i livelli, ma a noi non ce ne frega assolutamente niente, quindi va bene così. Tipo, qua non posso salire? Oppure vengo da qua? Non lo so, non importa, non mi ricordo più. Ah, non c'è niente qua, sono delusissima. Va bene, dai, scopriamo il terribile segreto del carico della Compagnia delle Indie Unite prima di salutarci. Devi, vai a sorvegliare le vie di fuga. Rani, sono la tua scorta. Il mio compito è proteggerti. Devi, è un ordine. Oddio, Gridfall in live, se lo seguirebbero tre persone. Gridfall, mannaggia, oh. Mi piange il cuore, veramente. Allora. Ok. Non di qua. Che, ah, giusto. Seguila. Ni, cosa aspetti? Possiamo attraversare la nave fino al deposito principale. Sì, ma sono lontano, non ti sento. Non puoi parlare se non ci sono. Ho un'età, ho le orecchie dure. Penso io alla manovella. Occhi aperti mentre sollevo la piattaforma. Devi farlo, devi. Sì. Sì, in effetti sono un po' così. Non va oltre. Niente. Fammi salire. Voglio guardare dentro. Ci sono parecchie guardie. Muoviamoci in silenzio. State pronti, ragazzi. Che se la voglio ripetere, toccherà a noi farli fuori. Sì, signore. Non vedo l'ora. Dai, uccidiamo altre... No. Dai, uccidiamo tutto. Oddio, che bello sarebbe farla cadere. Tirami su. Già ci sono le armi che sbrilluccicano qualora vi fossero dubbi su quello che sta per succedere, no? Ma che... Intrusi! Bisogna avvisare le guardie di Hastings! Gli intrusi sono qui! Portate in salvo il Lord! Gli intrusi... Merda! Portate qui! Altre guardie nell'ascensore! Una, un detonatore! Sto ricaricando! Detonatore! Merda! Merd! 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 Quanto è duro sto stronzo! Non lo fare! Non si fa! Non dovevi attraversare! Torna dentro! Vabbè, senti! Oh, è che ci voleva. Su. Dove sono? Chi spara? Da dove? Chi è stato? Sei rimasto da solo, sei proprio sicuro? Sei proprio convinto che ricaricare in piedi sia una buona idea? Tu sei qua tranquilla, non ti preoccupare, eh. Tanto c'è zio Galad che protegge tutto e tutti. Vai.
Cioè, però percepisce ancora la presenza del nemico. Lei è tipo cane, no? Percepisce la presenza del nemico. Cecchino, cecchino, in cima alla gru. Cecchino in cima, cecchino. Non è in cima alla gru, non è vero. Che cima, non è vero, quale gru? Ah, eccolo. Dai, spara. E vabbè. E allora sei stronzo. E basta. Oh. Dai, bevi, su. Vai. Alzati. Stai in copertura, cretino. Oh. Il ponte è sgombro. Dovremmo muoverci. Io ho sentito il conte sgombro, però va bene. Passando dal basso. Questo ascensore porta sotto coperta. Ci sei? Il cecchino è l'uomo del faro. L'altra gru, infatti. Cioè, poteva dirmi quale gru, comunque. In cima alla gru. Altre guardie vicino al deposito. Chi stanno sparando? Ricarico, ti copro io. Ma chi stanno sparando? Urla. Cariche adesive detonabili a distanza. Dove stanno andando? No. No. Viacchi. Viacchi. Viacchi, venite qua. Andiamo. Raggiungeteli e fermate. Stanno salendo sulla nave. Prepariamoci, dovremo aprirci un varco. Sì, sì, apriamoci. Tu guarda, Gala, dei varchi che ti faccio aprire. Munizioni. Sì, ma no. Non ti mettere in copertura in automatico. Vabbè, quest'arma non serve a questo gioco. O forse sì. Mi ricordo che qua ero morto un sacco di volte. Diavolo. Siete incazzati neri, però, eh. Siete proprio incazzati. Siete duri? Merda. Vabbè, senti. Andiamo, andiamo. Chi spara? Chi sta? Chi sta? Lì c'è un altro. Vieni qua. Dai, così spawn. E dai! E su, e su Ireni, così, merdissima. Sì, ma non puoi farmeli spawnare quando mi muovo. Oh. Stanno salendo sulla nave. Beh, quest'arma è una merda. Posso toglierla sta cosa? Voglio un fucile normale. Un fucile che uccide le cose. No. L'ho preso. Maledetto. Diavolo. Che sta facendo? Che sta facendo il balletto? Oh. E che ci voleva? Su.
Perfetto. Qui potrei effettivamente mettere le cariche per poi farle esplodere. Danza tra i proiettili. Perché qui il pezzo di merda mica spawna prima che scendo io. Eh no, e ti pare? Ti pare che mi fa andare in copertura? Fammi... Altre guardie scendono dalla rampa. E allora sei stronzo. Ricarico. Dobbiamo attraversare. Ah, quindi sono morti tutti. Meno male che c'è lei che è il sesto senso. Galad sta tutto sta facendo tutto questo percorso. Cioè sta uccidendo uomini della compagnia perché si fida di sta tipa. Cioè pensate se è un agguato e lui ha massacrato le guardie della compagnia delle Indie così, perché si è fidata di qualcuno. Un arsenale di tutto rispetto. Non c'è da meravigliarsi. La compagnia esporta munizioni in tutto il mondo. Ah, il revolver Dragoon. A me fa molto piacere, ma io non ho munizioni. Strano che le guardie portuali usino un equipaggiamento all'avanguardia. Basta con le tue congetture. Troviamo ciò per cui mi hai portato qui. Esatto. D'accordo. Di qua. Al mio segnale. Pronta a coprirmi. È vuoto. Ho un cattivo presagio. Un cattivo presagio, non presentimento, non presagio. Prima che facciano ritorno. Ora, la prova, donna. Come desideri. Un cattivo presagio. Il vento è cambiato. Donna! Donna! Dai, dai, dai. Adesso. Esamina il carico. Cerca eventuali segni distintivi sulle casse. Trova le casse con le insegne della compagnia. Io non me lo ricordo dove sono le casse con le insegne della compagnia. Cerca il contrassegno. Sì, l'ho capito, il contrassegno da pagare, sì. Che perché? Vabbè. Qui, queste, no? Non sono queste? No. Ah, le casse con il contrassegno della compagnia. Se non ci fosse questo blur incredibile, sfocante quando giro la telecamera, sarebbe più facile. Una che sia raggiungibile. Io non ho trovato manco una non raggiungibile, pensa tu. Ok, lì ce ne saranno sicuramente quelle. Contrassegno corretto. Ma troppo in alto. Troppo in alto. Eccola. Questa. Trovata. Qui deve essere quello che stiamo cercando. Aiutami a metterla giù. Cosa ci sarà mai dentro? Piede di porco. Piede di porco. Guarda, cavaliere, osserva il male che entrambi combattiamo. Vampiri? Non può essere. Come? I Mezzosangue consolidano il loro potere. Protetti dai Lycan nella tua terra, Hastings e la sua stirpe stanno diffondendo il loro flagello all'interno. Hastings non può essere uno di loro. Molti a Whitechapel hanno visto il tuo nobile signore vagare per le strade a notte fonda, a caccia di giovani donne. Vittime dello squartatore. Voi lo chiamate così? Come credi che l'assassino continui a eludere le ricerche del commissario Doyle, cavaliere? Whitechapel è il terreno di caccia per i suoi simili.
Però almeno un po' di imbottitura gliela potevano mettere. Quanti dentro, altri poverino. Ce ne sono? Abbastanza per infettare una città. Sangue di Dio. Sangue di Dio. Dobbiamo distruggere il carico. Di qua, ho trovato del carburante. Che fortuna. Giù da ballerino. Le darò fuoco. Preparane un'altra. Sì, ma... cioè, io le preparerei tutte e poi darei fuoco comunque. Vabbè. Non sono un'esperta di incendi dolosi, quindi non so come funzioni. Questa è pronta. Fatto. Qua giù. Aiutami a salire lassù. D'accordo. Cerco qualcosa per aiutarti. C'è una scala qui. Ma non potevano uscire da dove sono entrati? Evidentemente no, vabbè. Un'altra tanica di carburante. E delle munizioni. Bene, questa è pronta per essere sono accesa. Qui, non c'è bisogno che urli. Ora possiamo andare avanti. Molto bene. Vai, pensa al resto del carico. Io a questo lotto. Questo lotto è inteso come queste persone da uccidere, sono ovviamente. Sotto fuoco, nemico. Sì, io continuo a dire che se mettessi a fuoco sarebbe un poco più facile colpire, eh. Oh no. Sì, però Merda! Pensa che ridere se i vampiri adesso iniziano a uscire dalle casse urlando. Pensa che situazione buffa e birichina. Diavolo! Diavolo! Cioè, già vedi sfogato, poi c'è il fumo. Azzardare! Maledetto! Dannazione! Granata! Cribbio, perdinci bacco, acciderbolina! Merda. È un'arma di merda questa. I pallettoni dall'altro lato della stanza. E basta con le granate. Ah, siete proprio qui tutti insieme a... Cioè, mi state proprio chiedendo di usare una granata? No, vi siete spostati, niente. Io volevo fare in copertura un botto di quelli belli. Vieni qua, vieni qua, vieni. No. Ok. Eh.
Quindi devo... Altre casse sono sotto. Dobbiamo scendere. Io ho la voce di lei nella testa perché... Ah, è qui lei. Chi l'aveva vista? Ok. Andiamo, andiamo. Sangue di Dio. Sì, esatto, no. Sangue di Dio è bellissimo. Non farli avvicinare mentre do fuoco alle casse. Non abbiamo più molto tempo. Sto facendo prima possibile. Uomo a terra. Io non vedo nessuno. Quest'area è a posto. Passo alla successiva. Si è lanciato. Si è lanciato come lo stronzo che è. Maledetto. Guardala ancora, ancora, pezzo di merda. Vieni qua, bastardo. Nello stomaco ti faccio diventare... Aspetta, il fucigliere è morto. Vi devo lanciare la granata. Ve la dovete ricordare. Non ho colpito nulla. Uno. Due. Vieni qua. Tre. 4. No, quello è un Gundam. Hanno portato un detonatore. Puttana, il Gundam. Cazzo, la paura. No, no, quello dov'è? Vieni qua. Vieni qua tu. Muori. Ti prego. Ma che quello sta benissimo. Allora, devo buttare giù questi stronzi. Guardia neutralizzata. Oh. Oh. Sto ricaricando. Oh. Sei proprio sicuro, sì. Bersaglio eliminato. Ma lei che sta facendo in tutto questo, la tipa, la regina guerriera incredibile? Ah, niente, guardava. Ti fava per me. Ma non l'abbiamo, quell'arma. Non, se no sarebbe stato molto più facile. Siamo andati praticamente disarmati, le armi le abbiamo trovate qua. È chiusa! Oh, no! È una... guardalo! Dai, cara! Un'altra bella boss e ti merda con... Elimina i live. Ah, porca puttana però! Avvisa prima. E dai. Che sono in una posizione di merda. Perché... Eccolo, vieni qua. Sì, è molto emozionante questo scontro. Vieni, vieni. Sono messa male. Non ho spazio per colpirli. Eccolo. Eccolo, vieni qua, bastardo. Vieni qua. Sì, si è compenetrato tutto. Va bene così. Va bene così. Non vedo niente. Schivo senza guardare. Grande combattimento. Grande boss fight tattica. Eccolo. Vieni qua. All'inferno.
bastardo. Vieni, vieni. Poi capisci perché meritano l'estinzione questi cosi, no? I gatti randagi vicino a casa mia sono più minacciosi, ma sicuro. Guarda, non ho dubbi. E sono due. E sono due. C'è una porta. Rani, sei lì dentro! Devi! Che bello sentire la tua voce! Rani, sei ferita! No! Non ancora, ma presto! Sfonda la porta! Subito, Rani! Pensavo che t'avrei rivista. Come ci hai trovato? Non c'è tempo. Le forze della compagnia vanno al cantiere navale. Dobbiamo fuggire. Cavaliere, non sfidare il destino. Il nostro compito è concluso. Sì, ma il tizio non si è ritrasformato in persona, quindi è ancora vivo. È ancora vivo. Il consiglio deve sapere di questo. Ah, 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 ah. Come se non lo sapesse. La compagnia non avrebbe prosperato senza amicizie nel governo. L'hai visto anche tu, al molo, ci sono infiltrati anche fra i tuoi. Se fosse come dici, l'avrei sospettato. I venti di guerra ora sono contro i Mezzosangue. Stanno usando la compagnia delle Indie Unite per seminare il terrore in tutto il mondo. Devi aiutarci. Sono un cavaliere. Io proteggo il mio regno, non lo porto alla rovina. Allora non ti fidare. La sorte ti arrida, cavaliere. La sorte ti arrida. In circostanze diverse. Oh. Dove ti troverò? Love story. Sussurra il mio nome a Whitechapel e arriverò. Gli spiriti mi dicono che andrà tutto bene. Ok. Gray. Che diamine sta succedendo? Non ora, Izzy! Non voltarmi le spalle, ti ho visto a Whitechapel! Va bene, però ci fermiamo qua, perché qua parte il filmato e l'inculata mega fotonica del Graal saltellante. Abbiamo giocato parecchio, non manca molto alla fine. Come vedete, comunque, il gioco appunto, lo ripeto, c'è chi dice no, il gioco dura 3 ore, 4 ore, non è vero. Dura di più, il problema è che è un po' monotono proprio perché comunque i nemici sono dei bersagli mobili, le boss fight non esistono e alla fine è molto molto facile. Cioè, è anche per questo che percepisci, cioè gli scontri sono messi per dilatare il tempo, mentre in realtà magari con un gameplay un po' più frizzantello e dei dialoghi un po', vi assicuro che in inglese è molto meglio, in italiano ti dà questa sensazione artefatta da morire, che per carità ci sta, però a volte è troppo, a volte è veramente troppo secondo me, ed è un peccato, però io ci spero in un sequel fatto come si deve. Ci spero perché veramente, poi vedrete anche, appunto, avranno messo in mezzo i vampiri. Potrebbe uscire una storia di vampiri e licantropi che non sia una totale merda. Perché ormai è sempre la solita solfa, mentre magari qui metterci in mezzo il Graal, gli immortali, bordelli, poteva uscire una cosa molto figa. Magari con approfondimenti di ambientazione, i ribelli, nessuno dice che cazzo sono sti ribelli, tu mi dirai, vabbè, ma magari è una cosa storica, sì, però me lo devi dire nel gioco, io che ne so che questo è il nostro mondo, cioè, non lo è, evidentemente, perché comunque l'ambientazione è quella, ma ci sono gente immortale che combatte con te, con le armi di Tesla, quindi comunque c'è qualcosa di strano. Mi dite che è più probabile secondo voi un sequel del gioco degli animali a forma di palla, che tra l'altro avevo trovato, l'avevo messo qua da qualche parte. Eccolo. Voi volete vedere il vero di Order 2? Io ce l'ho. È questo qua. Guardate che bello che è.
The Order 2, signori. The Formers. Questo è veramente il The Order 2. Peccato, però comunque secondo me, voglio dire la mia, sono abbastanza convinta che uscirà fuori. Lo tireranno fuori, probabilmente stanno aspettando veramente la PS5, ma secondo me lo fanno, secondo me glielo fanno fare. Stanno un po' aspettando che si calmino le acque, ma io penso che ormai sia arrivato il tempo, proprio perché comunque del gioco se ne è parlato tanto. Io non penso che non venderebbe perché il primo non è stato apprezzato particolarmente, anzi al contrario, proprio perché è molto conosciuto The Order. Se loro fanno una campagna marketing giusta, attirano molto di più l'attenzione, proprio perché il primo ha una nomea anche negativa, ma ce l'ha. Quindi direbbero, ah, è il sequel di quel gioco. Ok, non sarebbe un gioco qualunque. Secondo me lo tireranno fuori. Non so quando, ma lo tireranno fuori. Che i venti ci siano propizi. Uno dei primi titoli per PS4, no, è uscito con Bloodborne comunque, primi non proprio, è sicuramente stato un gioco che ha pompato tantissimo la grafica usando degli artifici, perché come vedete il field of view è minimo, cioè siete proprio miopi, quindi lontano non vedete, c'è un filtro comunque che ti fa un po' l'effetto sfocatino, un blur incredibile, le strisce nei filmati, le bande nere nei filmati, quindi comunque hanno usato dei barbatrucchi per fare il graficone. Sta di fatto che il graficone c'è comunque. E questi tizi, Ready at Dawn, aveva fatto solo giochi mobile, vabbè, ma non esistevano ai tempi, e giochi portatili, da portatile, da console portatile. Quindi questo era il primo AAA che facevano, solo che si sono dimenticati di fare il gameplay, cioè non puoi cambiare spalla, cioè non puoi cambiare spalla. In un TPS non mi fai cambiare spalla. Poi io sono mancina, io di solito mancina distinto, giro, cambio sempre la spalla ogni volta che posso. Cioè, mi sento scema. Peccato, però dita incrociate davvero, perché c'è tanto potenziale. Poi vabbè, il fatto è che ci vorrebbe un po' più di approfondimento di Galad, perché Galad è un personaggio che ha il suo fascino, però poi soprattutto in questa seconda parte inizia un po' troppo ad abbaiare. Per carità, ci sta, perché voi pensate, una persona che per secoli ha avuto un ideale, una convinzione, è normale che fa negazionismo, cioè dice, proprio nega l'evidenza, ok? È una persona piena di sani principi, non riesce nemmeno a concepire l'idea che il suo ordine sia corrotto. Però questo lo vedo io leggendo fra le righe, mentre comunque il gioco un pochino me lo dovrebbe esporre di più il personaggio, secondo me. Però penso che sia dovuto proprio al fatto che manca il tempo. Manca veramente il tempo e volevano comunque raccontare una storia abbastanza lunghetta da questo punto di vista. Io spero davvero che magari in un sequel si possa, anche ambientato nel futuro, no? Però che ti diano possibilità di vedere anche il passato. Pensate che figo, magari fa, no? The Order nei tempi moderni, no? Magari dico anni 90, no? E poi ti fanno dei flashback nell'ultrapassato, quindi fanno il fantasy, un fantasy moderno insieme a un fantasy medievale, oppure peggio ancora, cyberpunk misto a medievale, due gameplay completamente diversi, sarebbe fichissimo. Pensate The Witcher e cyberpunk insieme, in un gioco solo. Comunque, va bene ragazzi, allora io vi ringrazio per la compagnia. Le iscrizioni, le rescrizioni, le battute bellissime in chat, noi proseguiremo questa magica avventura, non manca tanto, anche perché ci aspetta veramente tanto altro anche da portare in live, però ci tenevo a rigiocarmi di Order, devo dire la verità, non me lo ricordavo così lungo e questa cosa mi ha fatto un gran piacere. E Lafayette è ancora vivo, buona serata a tutti, ciao!